chi può essere maggiore veicolo di diffusione del virus? Purtroppo i giovani, perché sono quelli in percentuale meno vaccinati e sono quelli che ovviamente andranno più in giro. Quindi io a loro raccomando, è giusto il divertimento, è giusto l'estate, ma con un minimo di prudenza. Quindi comunque gli assembramenti evitarli. Ricordiamoci che dal 28 giugno la mascherina si potrà togliere all'aperto, tranne che in casi di assembramenti. Quindi se ci sono molte persone insieme, la mascherina magari portiamola sempre in tasca, perché non si sa mai. Le persone non vaccinate, in particolare i giovani, sono maggiore veicolo di diffusione del Covid-19 e delle temutissime varianti. Dal professore Liborio Stuppia, direttore del Laboratorio di Genetica Molecolare del CAST, Center of Advanced Studies and Technology dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, arriva l'invito a non abbassare la guardia durante l'estate. In tutto il mondo si sta indagando sulle sequenze del SARS-CoV-2, tra cui la temutissima Delta, e si tratta di un'attività cruciale per monitorare l'evoluzione del virus e cercare nuove varianti con caratteristiche diverse da quelle conosciute, comprese maggiore trasmissibilità e virulenza. La variante Delta si sta diffondendo in Italia con un ritmo esponenziale. Si lavora dunque per velocizzare i tempi e per una identificazione rapida delle varianti, perché la sfida è quella di riuscire a evitare quanto sta accadendo in Gran Bretagna, dove la Delta ha ormai soppiantato la vecchia Alfa, nota come variante inglese. Perché preoccupano così tanto le varianti e voi come le monitorate e le individuate, che è la cosa più importante? Di varianti ce ne sono moltissime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità le divide fondamentalmente in due gruppi, quelle di preoccupazione e quelle di interesse. L'indiana fino a qualche settimana fa era una variante di interesse, cioè era da monitorare ma non dava ancora preoccupazione, dopodiché è diventata di preoccupazione. Quindi che succede? Noi dobbiamo stare attenti a che una variante passi dal livello di variante di interesse a quello di preoccupazione. Che cosa succede? Perché avviene questo passaggio? Fondamentalmente quanto una variante è più infettiva. Quando ci accorgiamo che è più infettiva, che dà focolai più velocemente, che sul territorio sostituisce la variante precedente, allora ci dobbiamo preoccupare, perché vuol dire che è una variante più aggressiva. I vaccini sono fondamentali per contenere il coronavirus e le varianti, o ci sono altri aspetti che bisogna non sottovalutare? I vaccini sono essenziali come protezione soprattutto dalla malattia. Per quanto riguarda l'infezione, noi abbiamo già dimostrato che alcune persone vaccinate si reinfettano in maniera asintomatica, ma bisogna stare attenti perché potrebbero reinfettare delle persone che non sono ancora vaccinate. Quindi il vaccino è fondamentale. Per il resto era giusto allentare un pochettino la situazione, era giusto dare alle persone la possibilità di respirare, però molta cautela, perché vorrei ricordare che anche l'anno scorso a giugno senza vaccini sembrava tutto finito e poi a settembre si è riscatenato l'inferno. Quindi è giusto che tutti ci riprendiamo la nostra vita, ma con un minimo di cautela, proprio il minimo di base, seguendo comunque quelle procedure di prudenza che conosciamo ormai tutti.